Buonasera amici e fratelli Rosanero, secondo video di oggi, perché oggi è stato ufficializzato l'acquisto di quello che sarà il primo portiere, quindi il portiere titolare del Palermo. Stiamo parlando di Alberto Pelagotti, 41enne, ex giocatore dell'Arezzo, con cui ha sfiorato la promozione. Ha giocato anche nell'Empoli, sia in Serie B che in Serie A. Un portiere di esperienza che della categoria della Serie C praticamente ha fatto il suo pane quotidiano. Infatti praticamente abbiamo preso il meglio che potevamo avere in serie dilettanti. È un ottimo portiere per la categoria, anzi lui sarebbe di categoria superiore, invece è venuto a Palermo. Ci sono stati altri acquisti ma non ve li dirò tutti ora. Domani ne parliamo meglio, anche perché sono in pausa da lavoro, quindi ci tenevo a farvi sapere che abbiamo il portiere titolare ed è un 41enne, quindi un portiere di esperienza che secondo me per la porta è la cosa più giusta, affidarsi a un esperto, a uno che giustamente è bello, che è navigato e quindi non va sotto pressione, anzi è abituato. E ripetiamo, lui nell'Empoli ha giocato sia in Serie A che in Serie B, quindi non lo conoscevo, ma ho letto il suo palmarès e sono soddisfatto del portiere che abbiamo preso. Intanto due teste di minchia sono passate con la bici, con il rosso, vabbè, vanno a morire. Purtroppo se c'è una categoria che sopporto poco perché sono dei minchia, la maggior parte sono i ciclisti. Comunque abbiamo trovato il portiere, ci sono stati altri 4 innesti. Adesso vediamo se si unirà qualcun altro domani, visto che poi lunedì si parte per Petralia Sottana e parleremo di questo ritiro a Petralia Sottana. Ragazzi, per oggi è tutto, io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero per rimanere aggiornati sui prossimi video. Io vi saluto nel bene e nel male, sempre forza Palermo!